Periodo d'oro per i giovani palagianesi e per la palestra Te Con Vo di Sacco. Sì, oggi abbiamo l'onore di assistere a questo premio che l'amministrazione comunale offre ai giovani talenti di Palagiano, in modo particolare a Mario Capodiferro e Caputo Simone. Loro due sono i due atleti di spicco, oltre ad altri risultati che abbiamo avuto qui a Palagiano, senza dimenticarci dell'anno scorso, 2011, la medaglia di bronzo internazionale vinta da Gian Mario Russo in Germania. Vuoi presentare anche il resto della squadra? Certo. L'argento, quindi l'argento ottenuto da Gian Mario Russo proprio all'Open internazionale di Stoccarda in Germania, che fu un campionato dove portammo 5 atleti della nostra scuola e riuscimmo a portare 2 medaglie d'oro, campioni internazionali a Castellaneta, 1 d'argento a Palagiano e 2 bronzi a Massafra. Qui abbiamo anche altri atleti come Massimiliano Sportelli, cintura rossa, oggi collaboratore dell'STS, Salvatore Cirillo, Mattia Candido, Simone De Mare e Liliana Borrello. Loro sono alcuni della squadra, perché purtroppo per tanti impegni non tutti sono stati, non è stato possibile essere presenti. Quindi oggi assistiamo proprio a questo momento di premio proprio verso questi due atleti che sono di Palagiano e che si sono distinti in modo particolare. Perché? Perché loro nel 2012 sono titolari di 3 titoli: campioni regionali, campioni interregionali e campioni italiani. Quindi questo è stato un risultato che oggi ci onora tanto. E 2 settimane fa ai campionati italiani per quanto riguarda le cinture nere master, quindi della categoria sopra 36 anni, ho avuto l'onore di partecipare e dopo il bronzo del 2011 quest'anno anche io sono riuscito a guadagnare il titolo di campione italiano. Quindi oggi siamo qui proprio per onorare questi risultati e che insomma c'è tanta gente che, nonostante i risultati sono importanti, non sono informati. Maestro, 2 giovani promesse o 2 giovani certezze? Per ora promesse, perché loro sono cinture colorate, non sono ancora cinture nere, quindi nella formazione alla cintura nera, ad arrivare alla cintura nera, si stanno comportando molto bene, quindi riuscire a vincere dei titoli vuol dire che stanno facendo al meglio, stanno dimostrando al meglio tutte le loro capacità. Simone, come ti sei avvicinato al Taekwondo? Allora, l'ho visto prima in TV, ho visto delle gare e poi ne ho sentito parlare nel mio paese. Le ho detto ai miei genitori di farmi provare questo nuovo sport. Da quanti anni pratichi questo sport? Da un anno. Quanti anni hai? 12. Cosa ci racconti della tua vittoria? È stato bello perché era solo la mia seconda gara. Grazie al maestro che ci... Parliamo di Sacco molto. Ovviamente. Il maestro Sacco che ci ha allenato molto prima della gara. Siamo riusciti a vincere il titolo. Quando hai sentito dentro di te "ce l'ho fatta, ho vinto"? In quale momento della gara? Negli ultimi secondi della gara, che il maestro si è messo a esultare. E anche il mio coach che si era alzato perché aveva capito che avevo vinto. Contro chi hai combattuto? Contro un altro ragazzo dell'STS di Castellaneta che si chiama Giuseppe Taddeo. Questa è la finale, però vari combattimenti ha fatto con atleti di tutta Italia, insomma. Fatto 6 incontri dove la finale si è trovato
con i due più forti della categoria che erano della stessa scuola. Maestro, adesso parliamo di Mario. Ha 10 anni, però mi dicevi uno dei più anziani. Sì, lui ha 10 anni, farà tra un po' 11 anni compierà, ed è nel 7° anno di frequenza del Taekwondo, quindi ha cominciato esattamente a 4 anni, che è l'età minima per iniziare all'avvio del Taekwondo. Dai 4 ai 9 anni lui si è formato, ha giocato il gioco che è propedeutico a quello che è il Taekwondo agonistico, e a 10 anni quest'anno, 2012, ha partecipato ai campionati veri e propri, dove al primo campionato regionale ha vinto, all'interregionale Basilicata ha stravinto, agli italiani a Roma come Simone Caputo ha stravinto, quindi superando vari incontri con altri atleti un po' provenienti da tutta Italia, ha raggiunto il titolo di campione italiano. Quindi è un bambino che ha sempre creduto nelle sue capacità, è sempre stato assiduo, costante, e il risultato dopo questo per forza arriva. Questi ragazzi sono tutti di Palagiano? Sì. Ci vuoi spiegare in cosa consiste questa disciplina sportiva? Questa è un'antica arte marziale coreana divenuta sport olimpico nel 2000 a Sydney. Dopo Sydney, a Sydney come Italia non abbiamo raggiunto nessun titolo di medaglia, poi c'è stato ad Atene, neanche ad Atene, a Pechino abbiamo raggiunto la prima medaglia olimpica nel taekwondo italiano con Mauro Sarmiento della provincia di Napoli. Quest'anno a Londra due atleti portati dall'Italia, Carlo Molfetta e Mauro Sarmiento, quest'ultimo, proprio Mauro, già vice campione olimpico di Pechino, ha raggiunto la medaglia di bronzo. E Carlo Molfetta, il nostro pugliese di Mesagne, ha onorato noi del Taekwondo, ma anche la Puglia, a vincere il titolo di campione olimpico. In effetti in Puglia, dopo Pietro Mennea, 30 anni fa l'ultima medaglia olimpica, è arrivato finalmente questo grosso risultato olimpico. Oggi siamo davvero molto orgogliosi di questi risultati, sono risultati grandissimi e dobbiamo solo renderci conto di questo bello sport che pratichiamo. A Mario una domanda difficile, pensaci bene, come concili lo sport e la scuola? Lo trovi il tempo per studiare? Certo. Come vai a scuola? Diciamo. Sei molto emozionato? Sì. Cosa hai provato quando hai vinto? Non me l'aspettavo veramente, perché avevo trovato molti avversari. La prima volta avevo combattuto con uno di Taranto e avevo vinto. La seconda volta l'avversario non si è presentato, la terza volta non me l'aspettavo veramente di vincere, perché mi ero fatto male al piede e allora mi stava facendo dei punti, però ci sono stati dei momenti in cui ti sei scoraggiato durante le gare e hai detto "Bah, io non vincerò", oppure sei stato sempre sicuro di vincere? No, sono stato anche volte scoraggiato. Quando in particolare? Non mi ricordo di preciso. Vabbè, c'è stato un momento in cui hai trovato un avversario forte. Quando avevo la febbre. Perché la febbre, allora, ecco perché. Perché lui ha fatto una gara dove le condizioni di salute in teoria non lo permettevano. Infatti gli avevo detto non ti preoccupare, possiamo rimandare un'altra volta, non è obbligatorio partecipare, perché c'aveva 39 di febbre. Lui disse, maestro, io sono venuto per gareggiare, con la febbre a 39 ha fatto 3 incontri e ha vinto la finale, quindi meglio di questo. Ben, siamo qui per premiare due atleti di Palagiano, Mario Capodiferro e Simone Caputo, della scuola Taekwondo SPS di Palagiano, a guida del maestro Isacco Simeone.
È un pregio stasera per vari motivi. Nascendo un po' la storia, con il maestro Isacco abbiamo fatto l'Istituto Tecnico per Geometri insieme. Quindi è un geometra prestato allo sport, quindi è diventato un professionista dello sport. Mario l'ho visto in culla dopo 2 ore che era nato, perché è il figlio di un mio carissimo amico, nonché amico di banco a scuola. E Simone, anche un carissimo amico, ci lega anche una parentela, quindi... Ma pensavo che si visto nascere anche no, lui. Simone purtroppo ti lascia tutto quanto. Simone purtroppo no. È una gioia per me e per l'amministrazione di Palagiano premiare questi due atleti. E per il paese, per il paese, non ultimo, stanno nascendo dei talenti. Michele Perniola, questi due giovani, la banda non ultima in udienza dal Papa. Quindi Palagiano nasce, stanno nascendo delle stelle. E queste stelle speriamo che continuino a brillare nel mondo e nello spettacolo, ma soprattutto nella vita. Lo sport è vita, lo sport è associazionismo, lo sport è cultura. Molte volte si pensa male in queste discipline, si pensa alla violenza, si pensa a tante altre cose, ma in realtà in queste discipline c'è concentrazione, c'è cultura nel rispetto e cultura nell'avversario, quindi il rispetto nell'avversario, ma soprattutto la concentrazione. Dove c'è concentrazione c'è rispetto, dove c'è concentrazione gli uomini vivono la vita. La concentrazione è quello spazio fra l'agire e riflettere, fra l'agire e pensare, fra l'agire e la vita. Quindi siamo contenti di questa manifestazione, di questa premiazione. Un bel saluto a tutti, ai piccoli e ai grandi. Stasera abbiamo il piacere di avere nella sala del comune, nella stanza del sindaco, i due giovani campioni del campionato italiano 2012 del Taekwondo, ridotto in forma contratta. Qual è la data della sfida? Quando c'è stata? Questa è stata giugno 2012, il campionato italiano a Roma. Quindi in data giugno 2012, campionato italiano a Roma, due giovanotti, due belle figure, due ragazzi del comune di Palagiano hanno conquistato la medaglia d'oro. Sono due categorie diverse, quindi ognuno nella propria categoria ha superato la sfida con pare centinaia di, sì, sì, sono, di concorrenti. È un campionato da 1500-1600 euro. Quindi, beh, per Palagiano è un onore, un piacere anche avere, riconoscere questi due ragazzi campioni italiani nella loro pratica sportiva. Per la verità è l'occasione per dire che oggi Palagiano riconosce diversi primati. Allora, a cominciare per età, questi due bravi giovanotti, Mario e Simone. Poi abbiamo Michele Perniola, che ha vinto, quindi è al primo posto in Italia, si è classificato nella 6ª edizione Ti lascio una canzone. Altri primati abbiamo, uno fresco di questi giorni, di questa mattina, la notizia di un reperto archeologico che dobbiamo essere veramente orgogliosi e entusiasti di avere Palagiano al primo posto per aver ritrovato gli archeologi nella lavorazione di quella della strada, della ricerca e della valutazione dei reperti archeologici lungo la 106 DIR, che hanno ritrovato delle tombe contenenti resti mortali e residui funerari di corpi appartenenti a un periodo, stiamo parlando del 6° millennio a.C., quindi che risalgono, hanno un'età di 8.000 anni. In Italia mi confermava stamattina l'archeologa che aveva completato le ricerche e devono essere ancora completate, rappresenta un primato a livello nazionale perché non esiste, non è stato ritrovato altrove, e cercheremo di fare in modo di valorizzare questa bella notizia, questo ritrovato, questo reperto archeologico. Siamo prossimi al festeggiamento, a festeggiare la Sagra del Mandarino nella 23ª edizione.
che non sia solamente un fatto di folklore, però che diventi anche, con l'impegno di tutti e la buona volontà, un momento di riflessione e di augurio per il paese e per il comune di Palagiano che l'agricoltura, la produzione agricola diventi un motore portante dell'economia, specialmente oggi che è importante trovare possibilità di produrre, di lavoro, di occupazione per cambiare la qualità della vita, per pensare di andare avanti nel futuro tenendo presente che la situazione diventa un pochino più preoccupante per via della condizione dell'ILVA e quindi dei posti di lavoro che potrebbero essere messi in un po' in bilico, un po' in difficoltà. Per cui oggi appartenere, essere cittadini di Palagiano, voglio dire, abbiamo anche le nostre belle qualità, sperando che diventiamo sempre più bravi. Un augurio a tutti, un augurio a loro che hanno già dimostrato di essere bravi. Un riconoscimento, anche se è poca cosa, però è importante il significato, un riconoscimento ufficiale perché sei stato bravo e hai conquistato una medaglia d'oro a livello di un campionato nazionale. Bravo, bravo. Questo è tuo? Sì. Bravo Simone, lo stesso, una targhetta, il significato è solo il riconoscimento dell'impegno e della bravura che avete dimostrato nel auguri, della gara. Non potevamo fare a meno di riconoscere anche il maestro, perché è giusto, perché voglio dire, le grandi conquiste o i migliori risultati si ottengono. Chi ha la fortuna di avere doti innate le dimostra, però avere i maestri bravi, i maestri che guidano, correggono, istruiscono, e anche bisogna riconoscere anche a loro il merito del loro lavoro. Che ci sta dando tutta questa opportunità dei bambini che sono bravissimi tutti, e poi il sindaco ci ha dato questo onore di dare queste targhe a sti ragazzi bravi. Grazie. Sono tutti bravi. Io personalmente devo ringraziare in primis gli atleti perché con il loro sacrificio, il loro credo, il loro impegno riescono a ottenere i risultati, ma in particolar modo, soprattutto per quanto riguarda i bambini e i minorenni, devo ringraziare i genitori, perché i genitori hanno creduto in me, nella scuola, quindi nel gruppo, e devo dire che a Palagiano abbiamo il gruppo un po' più fervente dei genitori, quelli che ci seguono in modo particolare, e non per niente qui dei due campioni italiani che abbiamo proprio a Palagiano quest'anno, Simone Caputo è un nuovo arrivato da un anno e mezzo diciamo, e Mario Capodiferro è il più anziano, è uno dei più anziani del gruppo dell'STS di Palagiano, perché questo gruppo di taekwondo si è formato a settembre 2005, quindi questo è il settimo anno, e l'ho avuto all'età di 4 anni, li ho visti crescere, come lui, Russo Gianmario, che non dimentichiamo che Russo Gianmario detiene il titolo del 2011 di vice campione internazionale, perché ha preso una medaglia d'argento a Stoccarda in Germania, insieme a Isabella Simeone, che ha preso il bronzo in quell'occasione dell'internazionale. Sì, Isabella, e poi ci sono altri 3 atleti. Mario è figlio di Vito, dove oltre la scuola, il geometra, abbiamo frequentato la scuola insieme, dopodiché non so perché ha creduto in me, quindi ha portato nelle nostre mani il figlio, che davvero l'abbiamo visto crescere, perché iniziano a 4 anni. Qui abbiamo anche altri bambini di 4-5 anni, nuovi arrivi di quest'anno, Davide,
Davide, Gianfranco, Francesco. Salutate. Salutate. Quindi un grazie particolare veramente ai genitori, perché fanno sacrifici economici e di tempo. Credono, invogliano i loro figli, e i risultati, dopo un serio impegno, seri sacrifici, i risultati per forza di cosa arrivano. Un grande ciao da Simone Caputo, Mario Capodifera, Demare Simone, Davide Mattia, Rosso Gianmario, Simone Isabella, Liliana Barrello, Sportelli Massimiliano, Salvatore Cirillo. E da Isacco Simeone, maestro dell'STS di Palagiano, e il nostro invito è di venire a trovarci in palestra. Siamo in procinto del trasferimento presso la palestra dell'Istituto Sforza, quindi del Geometra, e siamo onorati se venite e vi facciamo conoscere questa splendida disciplina olimpica.